Benvenuti a Ombre in un nuovo episodio su Kena Bridge of Spirits. Se vi siete persi quello precedente, mi raccomando, andate a recuperare il link, come al solito ve lo lascio qua nelle schede, mentre qua sotto giù in descrizione troverete gli altri link utili, tra cui quello per venirmi a seguire in live su Twitch. Sono live più o meno tutti i giorni a partire dalle 17 e comunque eventuali cambi di orario li comunicherò sul mio account Instagram, quindi importantissimo seguirmi anche lì. E piccola novità, ho aperto un secondo canale YouTube dove caricherò soltanto le live che ho fatto su Twitch, quindi ci saranno tutte le live al completo. Chiaramente, visto che ne ho fatte tante questi primi giorni, mi ci vorrà un po' per mettermi in pari, ma vedrete che piano piano caricherò tutto quanto. Per cui se siete curiosi di vedere anche alcuni dietro le quinte di Kena Bridge of Spirits, dove ho sclerato particolarmente con alcuni boss, ecco, potete andarvi a recuperare tutte le live. Anche di questo secondo canale troverete appunto il link giù nella descrizione. Allora, nel precedente episodio, scusate la pappardella iniziale, di Kena Bridge of Spirits abbiamo ripulito i santuari. Non è stato semplicissimo, più che altro per la strada, per orientarmi un attimo, ci ho messo un pochettino. Detto questo, dobbiamo aprire l'albero guardiano ed eliminare la corruzione che vi è all'interno, suppongo. Ma prima di fare ciò, vi faccio vedere una cosa che ho scoperto proprio durante le live. E quindi portarlo in live ha i suoi vantaggi, sia per me che per voi. Queste statue, ok, ce ne sono alcune che si possono soltanto raddrizzare e non ho capito a cosa servono, ma altre, tipo queste, le possiamo effettivamente spostare, cosa che non avevo notato, cioè credevo di premere quadrato, loro la alzavano e via, e poi mi spostavo. Invece no, perché alcune di queste servono. Qui infatti abbiamo tre, chiamiamoli piedistalli, dove possiamo posizionare appunto tre statue. Questa è la prima, chiaramente è una cosa opzionale, però visto che ci siete fatelo perché è molto semplice. Qua dovrebbe esserci l'altra, vediamo, eccola qui. Andate, miei fedeli amici, fate a step, perché se vi allontanate troppo i rot svaniscono e lasciano la statua lì dov'è. Ui, che succede? Si sono inceppati nella pianta. Ok. Andiamo qui. Adesso ci arrivano. Ce ne manca una che so già dov'è, aspettiamo che la posizionino correttamente. Molto interessante. Già quando le mettete a posto avete visto che ho ottenuto un po' di karma. E l'altra è qua, quindi tutte piuttosto vicine. Andiamo qui. Bisogna stare attenti perché sì, se ci sono ostacoli nel mezzo si incastrano, però niente di preoccupante, insomma. Allora, vai qua. Dovrebbero arrivarci adesso. Qui. Sono troppi per una statua solo. Ok. A parte i tanti frammenti, ci ha sbloccato anche un nuovo cappello rot, ovvero il cervo, che è molto bello, eh. Per cui le cose extra in questo gioco servono soprattutto per ottenere cappelli per i rot, da quel che ho visto fino a questo momento. Molto carucci, decisamente. Allora, posizioniamoci qua e spariamo la nostra luce. Capitan Germoglio, benissimo! Ci sarà da ridere qua. Molto da ridere. Tanto da ridere. Che bel miss. Che bel miss. Ho sprecato anche il coraggio. Siamo partiti ottimamente, direi. È molto forte questo, eh. Molto forte. Tra l'altro non c'è neanche modo di recuperare la vita, quindi devo stare attento. Non vi starò qui a dire che le parate perfette ci porterebbero ad una vittoria abbastanza facile. Eccola.
Cioè è abbastanza facile. Aiutano parecchio comunque. Guardate qui quanto danno gli abbiamo fatto. Dimmi che si è girata bene. Mamma mia. Ok. Ci sarebbe quel coso dietro la schiena, ma il problema è che è difficile arrivargli addosso. Boom. Con un colpo ci distrugge lo scudo. Se c'è una cosa che ho imparato è che spesso è meglio rotolare via piuttosto che mettersi lì e provare a parare. Però in questo caso potevo provarci. Muoviti, che se no si sposta. Ok. Toglie molto quella mossa lì. Comunque ho fatto bene a prenderla. Parata decisiva questa. Meno male. Secondo tentativo è andata bene. Mi pare che durante la live ci ho messo molto di più. Forse per quello ci ho fatto un po' la mano. Entriamo qua dentro e mandiamo i nostri rot. E poi vai. Very good. Nuova reliquia. Eccola qua. Offerta di cibo. Bene. Quindi piano piano stiamo ricostruendo anche, se vogliamo, gli ultimi istanti di vita di Taro. Se ho capito bene dovrebbe non essere più in vita, ma non ci metterei la firma, eh. Prendetela con le pinze. Comunque stiamo riscoprendo, se non altro, alcune cose che gli sono accadute in tempi recenti, ecco. Allora, apriamo la mappa, vediamo dove dobbiamo andare a questo punto. Qua, direi. Sentiero per la grotta delle lanterne. Prendiamoci il nostro teleport, che dovrebbe essere qua. Curvatura. Non mi ci abituerò mai a questo nome, cioè non... è strano. Comunque, vabbè. E vado qui. Mi sembra il luogo più vicino. Non il più ospitale, ma il più vicino. Ok, andiamo qua. Qui dovrebbero esserci un po' di frammentini, sì. Tutto bene per ora. Di qua. Qui non posso salire. Devo dire che la mappa è più grande del previsto. Oh sì, e la cosa mi piace. Eccoci. Ah, bene. Mago, ma come? Ancora un altro boss, subito. Non mi ricordavo niente. Due boss, uno dietro l'altro. Parata perfetta. Questa mi piace. Dai. Si è ricaricato, ma l'ho distrutto comunque. Mi ha colpito, fa niente. Mamma mia. Questo non era un boss. Questo era uno così. Very good. Tu, Rusu. I don't know what corruption waits for you in the Lantern Cave, but I suspect Taro's spirit will fight to the end. Bene,
ci ha aperto la strada. Diamo un'occhiata se qui c'è qualcosa. Forzierino. Baule più che altro. Più che forziere. Mettiamo maschera. No, non c'è più niente. Almeno qui nelle vicinanze. Eccoci qua. Altra folta vegetazione. Qui è chiuso. Frammenti, ok. Andiamo di qua. Quell'attacco lì, quando non voglio, me lo fa io. Non so cosa dirvi. Va bene, l'attacco caricato intendo mentre si salta. Qui va attivato, c'è un cristallo qua. Ok. Esatto. Vai lì. Corruzione. Qua c'è una grotta, una caverna. Togliamola un po' dappertutto. C'è qualcosa qui? Ah, questa è una cosa che non avevo trovato, per esempio. Bene, seconda che troviamo, no? Sì. Abbiamo già meditato un'altra volta, quindi aumentiamo la vita. Mi piace. Mi piace. Ottimo. Ce ne servirà ancora. In realtà si può stare anche parecchio lontani per attivare, eh? Cioè bisogna andargli vicino. Ecco che mi colpiscono mentre sono impegnato. Stardi. Facciamo fuori i nemici prima. Il potere comunque, cioè l'abilità che abbiamo sbloccato, che inizi un combattimento con già una pallina di coraggio piena, è molto utile. Sì, molto. L'abbiamo sbloccata, no? Sì, sì. Ma siamo ancora in combat? Non mi faceva nemmeno toccare... Ah, che spreco. Non mi faceva toccare i potenziamenti. Me ne servirà un altro, mi sa. Ah no, ce n'è uno anche qui. Bene. Oh, che bello. Qui si possono spazzare via queste foglie. Non c'è niente sotto. Va bene. Questa la posso anche togliere, non si sa mai. Quindi dovremo combattere lo spirito di Taro. Praticamente al tempo stesso lo aiutiamo, ma lo dobbiamo anche respingere, sconfiggere in qualche modo.
tu? Sei ancora vivo? Vieni. Oh. Un po' di pulizia. Ci sarebbe quello. Andiamo di là prima, perché lì è una strada senza ritorno. L'ho imparato a mie spese. Vediamo cosa c'è. Ah. Una lapide. Una tomba. Pietruzze. E cos'altro c'è? Ah beh no, qui siamo tornati indietro. Sì, era il punto in cui non si poteva risalire. Bene. Allora, adesso sì che possiamo andare giù. Nell'oscurità. Oh, scivola dritta però, eh. Salvataggio. Preso, sì. Ok. Là. Aia. C'ho subito una bella pustola qui. Dai. Questo è il mio migliore attacco. Stavolta possiamo recuperare la vita. Guardiano del santuario. Che bastardo. Subito dopo ho fatto l'attacco, così non potevo parare. Oh. Ah. Mamma. Ancora. Sempre dopo l'attacco. Sì, lo so, c'era... sempre questi nani che stressano. Non si possono mandare i rotto contro di lui, è troppo potente a quanto pare. Se ne abbiamo pochi. Ci ho provato. Sono questi piccoli che danno fastidio, eh? Nient'altro. Lui fa danni, è ok, però se non ci fossero questi... In realtà se non ci fossero non guadagnerei coraggio, quindi non potrei sparare l'abilità, quindi sono utili. Babum. Oh, non riesco... Non fa quella mossa di prima? Vita. Non voglio rischiare niente. Oh, facile questo. Siamo già a tre boss, con questo qui. Beh, tre boss, però più che altro il primo è stato un po' più ostico, gli altri due no, molto facili. Lanterna. Questa è la terza e ultima reliquia, o sbaglio? Oh sì. Allora, karma. Cosa pigliamo qua? Premi R3 mentre tendi l'arco per rallentare brevemente il tempo. Ah, non è male. Si può fare già questa cosa saltando, però... In quel modo lì, senza saltare. Questo forza dello scudichino viene migliorata. Ah, questa è buona, eh. Questa è buona. Mi piace.
dura di più lo scudo, in pratica. Questo... questo trafigge i nemici. Premi quadrato. Possiamo anche provarlo. Bene. Sto controllando, eh. Ok. Questo non ce l'ho. E questo neanche. Vediamo l'arco. Ma consuma... ah, ok, consuma il potere. Il coraggio. Beh, giusto, nel senso, se no uno spammerebbe sempre quella. Però quando ci sono tanti nemici, forse contro il singolo mostro non è chissà che cosa. Dunque, siamo giunti dal di là. Quindi proseguiamo di qua. Il nostro bastone sembra quello di Gandalf. Di Gandalf il bianco. Un po', ovviamente. Saltiamo di qua, di qua. Ok. A questo punto dove ci mandano? Qua. Libera Taro. Usa la reliquia per liberare Taro. Giusto. Mi servirebbe quello. Però da lì non posso tornare indietro, quindi andiamo avanti. È lui che ha perso per qualche ragione i due bambini. Allora, ok, dobbiamo attivare questi cristalli. Bisogna però cercare il primo, quello da attivare. Ce ne sono un sacco. Qui c'è la toglia della corruzione. Non erano qua. Vediamo un po' dov'è. Ah, c'era un piccolo enigma, mi sembra. Ecco, anche questa cosa qui all'inizio non l'avevo vista. La lanterna si sposta e va messa qua sopra. Ok. Bene. Seguiamo la scia. C'è il tempo, per attivare tutti questi cosi. È abbastanza lungo. Si fa in tempo. Però meglio comunque sbrigarsi. Allora, dove è andata? Di qua. No. Ok. Bene. Rot e pulsiamo la luce. Taro's lantern. He must have lost it searching for the children. Bring the relics to the fallen tree. It's time to help Taro find peace. Proviamoci a trovare, a fargli trovare la pace. Dunque. Questa volta la battaglia sarà dura. Ve lo dico già. Poi vabbè, qui c'è la magia dell'editing, quindi al contrario delle live posso tagliare nel caso ce ne fosse bisogno, ma potrei anche riuscirci al primo try. Dubito, ma la speranza è l'ultima a morire. Allora,
Io qui non ho controllato nemmeno se c'era qualcosa. Ci avevo controllato prima in realtà. Però va bene. Allora, è tornato qui per prendere questo. Curvatura. Direi di andare... quasi quasi vado qui. Gola. Mi sembra più... più facile il percorso. Se non sbaglio direzione. Chiaro. Indietro? Ah sì. Ok. Wow. Wow. Tutto molto bello. Bello e pericoloso però. Eccoci. Tre reliquie, interagisci. Ed ecco lì, Taro corrotto. Questo ragazzi è fortissimo, ve lo dico subito. Non so quanti tentativi mi ci sono voluti in live. E quindi anche se l'ho fatto, ok, conosco leggermente la tattica, ma metterla in pratica è comunque tosta. Allora, lanterna, lì. Ok. Lo cerchiamo per un po'. Il problema è che poi lui inizia a tirare colpi a caso anche da ciecato e ci fa fuori. In teoria parare questi colpi qui non dovrebbe essere troppo difficile. Invece sì, per me lo è. Parare intendo la parata perfetta, ovviamente. Lanterna no, eh. Adesso sì. Let's go. No, dove... Si gira sempre nella direzione sbagliata. Ma qual è il problema? Ma punta il nemico, no? Punta lui. Vai su di lui. Perché ti devi girare a caso? Sprecare così un'abilità è... può essere letale. Anche perché il coraggio mi serve per recuperare la vita. Ci sono due fonti curative. Allora, prendiamo la spalla. Comunque sta cosa che te continui a rotolare e lui ti colpisce lo stesso, cioè, è assurda. Allora non si schiva, ditelo. Vabbè. Ah, non ha fatto l'attacco. Mi è venuto a prendere direttamente. Oh. Oh, si incendia anche se è spento. Non l'ho capita sta cosa. Meglio così però. Meglio per noi. Mi serve. Ok.
Beccati questa. Questa qui non la schivi. Dai, dai, dai. Morto, sì. Ok. Non sei stato un grosso problema questa volta. Strano ma vero. Usa rot. Boom. Sickness that took our parents was spreading through the village. Spirits of the forest, walk with our people. Guide them on their journey to the mountain shrine. Food was running low. Everyone was scared. Never felt so helpless. Saya wanted to stay, but I thought we could go to Rusu for help. I was sure he would know what to do. But something was not right in the woods. I had never seen Rusu so worried. He sent us back to the village. And I knew we were alone. I was all that Benny and Saya had left. I had to protect them. Happened the next morning. Explosion from the mountain shrine covered the land in darkness. Lasted for days. I searched everywhere for them. I was their older brother. I was supposed to protect them. Even now, it's hard to forgive myself. Taro,
The children know how much you care for them. What happened in the village wasn't your fault. You will always be their older brother, and they still need you. It's okay. You have to go now. Oh mamma, brividi. Praticamente io spero sempre di non sbagliarmi in queste teorie. Sono tutti passati di là. Perché quando c'è stata quell'esplosione temo che abbia investito tutti, non soltanto Taro ma anche i due bambini. Ecco perché non ci possono portare là al santuario. Ed ecco perché anche svanivano mentre camminavano a volte. Almeno così ho capito, nel caso non fosse questa la spiegazione, e qualcuno lo può spiegare meglio, nei commenti c'è spazio per voi, assolutamente. Io però ho capito così. Allora, diamo solo un'occhiata a cosa dobbiamo fare questa volta. Onora Taro al santuario delle maschere. Lui è sicuramente andato, ma credo anche loro, dai ragazzi. Sono tutti schiattati, purtroppo. Che triste, very sad. Comunque, allora io salvo, ci fermiamo qua, la prossima volta andremo a fare quello che ci sarà da fare. Mi raccomando, spoilerizzate, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina, tutte le incontrate con i miei social trovate qua sotto nella descrizione. Noi, come sempre, ci rivediamo al prossimo video.